Misga in studio e benvenuto qui su RKO, come stai? Ciao, bene. Ci hai portato qui del materiale nuovo, in verità poi il disco è uscito a novembre se non sbaglio, giusto? Beh sì, il disco è uscito lo scorso novembre, è un lavoro qui, ci ho lavorato con i miei collaboratori per un po' di anni, completamente autoprodotto. Insomma, mi sta dando un po' di soddisfazioni, la maggior parte delle quali me le sto andando a prendere io di persona. Musicista pugliese, insomma, che calca i palchi da tantissimo tempo, insomma, ci siamo incontrati spesso e volentieri un po' ovunque, non soltanto in Puglia ma anche fuori dai confini pugliesi. Devo dire che poi ascoltandoti da tantissimo tempo c'è stata un'evoluzione proprio nel suono, nella trasformazione, quello che mi hai appena fatto ascoltare. Sì, in realtà è cambiato un po', è cambiato il team di lavoro. Adesso per questo disco ci sono collaboratori, producer che colgo l'occasione per salutare: Francesco Dettole, Enrico Elia, musicisti pugliesi, anche loro con tanta gavetta alle spalle, e abbiamo lavorato a questo disco cercando di dare un sound moderno senza tralasciare quello che è il mio gusto musicale, il mio mood, insomma. Sì. Dato che ti ho visto sempre un po', ecco, non dico da solo, ecco, sei passato dalla band al solo per poi tornare con la band, fammi capire come funziona adesso. Ma la band c'è sempre stata, ci sarà sempre quando è possibile. Le canzoni sono sempre nate da me, da un pianoforte, ho una chitarra e un'idea. È normale che da soli non... a meno che non sei Lenny Kravitz o non so, è difficile autoprodursi completamente, quindi c'è sempre bisogno di supporto, e in questo disco devo dire che il supporto non è mancato, perché comunque ci sono tanti diversi musicisti oltre a Francesco ed Enrico che ho citato, che hanno suonato e lavorato a questo disco. Nel mentre ci stiamo scattando delle fotografie perché le richiedono qui su Facebook. Ho visto. Eccoci. Il pezzo che andiamo ad ascoltare invece adesso? Scontrare la morale, che tra l'altro mi ha dato una grandissima soddisfazione, quella di calcare il palco della finale del premio De André 2 anni fa. Com'è stata questa esperienza? Bellissimo. Tra l'altro ho fatto il cambio palco con un certo Mannarino, che era ospite naturalmente. È stata una figata, sì. Tira le somme è il brano che caratterizza un po' il sound, il brano a cui ci tengo in particolar modo. Tra l'altro c'è un videoclip su YouTube girato da Marco Porcelli, un altro pugliese, amico che salutiamo, e quindi tira le somme. Ho alzato il microfono in modo esponenziale, infatti mi sono appena bruciato un orecchio. Ma allora, molto bello questo pezzo. Grazie. Ok, sono piacevolmente colpito, anche perché poi la radio serve anche a quello, no? Sentire pezzi nuovi. Magari tu hai fatto uscire il video, non mi era capitato di vederlo, e quindi grazie di essere venuto in studio così. Anzi, posso ora, approfitto della tua presenza qui, perché presto partirà uno spazio qui su RKO che si chiama Puglia Connection e suonerà unicamente musica pugliese. Volete. Quindi tu ci sarai sicuramente dentro. Spiegami un po', allora tu hai fatto uscire questo nuovo materiale che andrà a far parte di un album o cosa? No, in realtà è già un album, è possibile ascoltarlo su tutte le piattaforme digitali, perfetto, grande, c'è anche il disco fisico, c'è anche un bigliettino con un QR code che renderizza a tutte le piattaforme digitali, visto che ormai il disco fisico è solo un souvenir soprammobile, come dire, e quindi insomma ci siamo organizzati per cercare. Mi chiedo dove si può recuperare. Dove si può recuperare? Passo. Allora, okay. Colgo l'occasione per invitare tutti giovedì prossimo a Erbavoglio, a Molfetta, dove terremo uno showcase, e lì sarà possibile trovare anche il disco naturalmente.
Perfetto, perfetto. E, abbiamo tempo anche per un altro pezzo. E, ovviamente, però, ovviamente su YouTube cioè, ci sono i video, poi sì. C'è la pagina Facebook, no? C'è sì, Instagram, okay. Siamo dovunque. Dovunque. E, il terzo pezzo è Vedere, giusto? Vedere, sì, un brano pubblicato lo scorso ottobre, prima dell'uscita del disco, e c'è anche un videoclip annesso girato a Torino. Pop, Michele, io ti ringrazio ovviamente, come dicevamo poco fa. Seguite la pagina Facebook Misga o anche Instagram per Instagram capire, sì, siamo sì, più attivi. Ok, perfetto, per seguire un po' tutti gli spostamenti vari ed eventuali, però insomma io ovviamente ti invito ufficialmente qui a tornare con la band, magari organizziamo appunto come dicevamo poco fa, microfoni spenti, uno showcase live nel foyer del teatro sempre su RKO e in bocca al lupo. Viva il lupo, salviamolo. A presto, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Avanti.